Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza. La paurosa esplosione che ha completamente divelto l'asfalto, scaraventato autovetture a decine di metri, ha completamente distrutto l'autostrada per un raggio di 400 metri. Essere rimasto in vita è una colpa, perché mi sono reso conto che i morti giustamente vengono ricordati, ma dei vivi non sanno che cosa farsene. Quel giorno Costanza era dentro l'auto guidata da Giovanni Falcone che saltò in aria con il tritrono. Eppure da quel giorno Costanza ha subito una sorta di emarginazione. Pochi lo ricordano come vittima. Heia! Oh? Diciamo, guarda che conto gli hanno messo il tritrono. Ma che c'è messo? La bomba atomica c'è messo? Ma qua c'è una strada. C'era un pulito. Non facciamo di greggio. Quando ti autorizzano. La paurosa esplosione che ha completamente divelto l'asfalto, ha scaraventato autovetture a decine di metri, ha completamente distrutto l'autostrada per un raggio di 400 metri. C'è una persona che molto più di altre avrebbe diritto a parlare di lotta alla mafia. Si chiama Giuseppe Costanza. Giuseppe Costanza è stato l'autista di Falcone per 8 anni, l'unico autista di Falcone dal 1984 al 23 maggio del 1992. L'agguato è scattato 5 minuti prima delle 18, 4 finora le vittime accertate, oltre al giudice Falcone 3 agenti della scorta. Quel giorno Costanza era dentro l'auto guidata da Giovanni Falcone che saltò in aria con il tritrono. Eppure da quel giorno Costanza ha subito una sorta di emarginazione, pochi lo ricordano come vittima. Ho avuto il piacere di conoscerlo e ho ricavato l'impressione che sia stato di più di un semplice autista di Giovanni Falcone. Essere rimasto in vita è una colpa, perché mi sono reso conto che i morti giustamente vengono ricordati, ma dei vivi non sanno che cosa farsene. Anche perché potrei essere un testimone scomodo, in quanto conosco la realtà dell'attentato, cioè per quale motivo potrebbe essere stato ucciso Giovanni Falcone. Cosa che non si dice, per esempio, Giovanni Falcone, quando è sceso a Palermo la penultima volta, mi comunicò: è fatta. Io sarò il procuratore nazionale antimafia. Io ritengo che sia stato ucciso per questa sua nuova carica. È fatta a Palermo perché è stato un depistaggio. Hanno voluto depistare le indagini perché potevano benissimo eliminarlo se volevano a Roma, in quanto camminava senza scorta. Fatta a Palermo ha preso tutto un altro significato. Hanno utilizzato la manovalanza locale, ma da dove è arrivato l'ordine? Chi ha dato questa disposizione? Tutt'oggi, dopo 24 anni, non si riesce a risalire a nessuno. Siamo fermi ai manovali. Sì, io ero a Capaci, io ero dentro la macchina con Falcone. Quando ci siamo avviati per Palermo, lui era alla guida, accanto la moglie Francesca Morrillo. Io dietro, nei sedili posteriori, centralmente alla macchina. Si parlava di cosa c'era in programma per i giorni a venire. Mi disse che non aveva più bisogno di me. A che gli chiesi le chiavi, arrivato a casa, che mi ritorni le chiavi miei, in modo che posso prendere la macchina lunedì mattina. Lui istintivamente ha sfilato le chiavi dal quadro comandi, spegnendo la macchina. Lo richiamai, gli ho detto: ma che fa, così ci andiamo a ammazzare? E lui, girandosi verso di me, annuiva e chiese scusa. Dopo di ciò non ricordo più niente perché mi sono svegliato in ospedale.
dopo svariati giorni, non so più quanti. Quando ho aperto gli occhi, mi hanno comunicato che c'è stato un incidente. Poi piano piano mi hanno messo a conoscenza di ciò che era avvenuto. Ma uscito dall'ospedale, il mio primo passo è stato quello di andare a Capaci a vedere quello che era successo. Ho trovato un cratere, una cosa enorme. La macchina che ci precedeva era sbalzata dall'altra corsia andando a finire in un campo. Una cosa mostruosa, come hanno potuto fare una cosa del genere, non lo so. Mi sembrava di essere in guerra. C'è stata una reazione sincera, vera, della cittadinanza tutta a questo evento così drammatico, e quindi una vera antimafia. Ma poi è subentrata l'antimafia di facciata, cioè quelli che fanno soltanto palcoscenico, non dando spazio alla vera antimafia, non raccontando le cose ai ragazzi così come è avvenuto. E chi poteva raccontarlo se non meglio di me? Siccome mi hanno emarginato, i ragazzi oggi apprendono tutto ciò attraverso gli incontri che facciamo nelle varie scuole organizzati dai vari docenti. Il 23 maggio è diventata una ricorrenza all'attenzione della cittadinanza. Per me ha perso il suo valore. Ma è fondamentale soprattutto per i ragazzi che vengono informati di una testimonianza, non di quello che gli viene raccontato. Rimangono sbalorditi quando io gli dico come è andata, perché non lo sapevano. E non sapevano nemmeno dell'esistenza di Giuseppe Costanza. Questo li sbalordisce, ma a me di più di loro, perché i ragazzi hanno bisogno di sapere per crescere e formarsi nella società civile con una cultura di legalità vera e non fuorviante. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza. Thank you.